siamo che mai nessun team di paranormale si è inoltrato così tanto per raccontare un'identità di un luogo storico presente in tutta la Sardegna. Ne sono state scoperte più di 2400. Si ipotizza che molte rimangano ancora da trovare. Sono spesso collegate tra loro, sono proprio cimiteri sotterranei. Sono tombe preistoriche scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica. Si trovano sia isolate che in grandi raggruppamenti formati anche da più di 40 tombe. Si pensa che siano presenti in Sardegna a partire dal Neolitico recente fino all'età del bronzo antico tra 4400 e il 2000 avanti Cristo. Queste strutture contraddistinguevano tutte le zone dell'isola, ad eccezione della Gallura. Questi luoghi sacri si chiamano Domus degli Anas, che dal sardo all'italiano si traduce in case delle fate. Vogliamo raccontare e far vedere una visione diversa con immagini spettacolari, con videocamere a visione notturna IR e entrare con attrezzatura professionale per rilevare anomalie. Siamo forse i primi a fare un'indagine paranormale registrata e divulgarla sui social sul canale YouTube e altre piattaforme social. Ma oggi il team Infinito Mistero Paranormale si trova nella Domus degli Anas di Su Crocifisso Manno, sita tra Porto Torres e Sassari. La necropoli interessa un'area di circa 2 ettari e conta più di 22 tra stanze e tombe scavate nel calcare, costituite da più camere comunicanti. Alcune domus hanno accesso a pozzo, mentre altre sono precedute da un corridoio. Troviamo anche dei simboli come le corna di toro o vacca che indicano la divinità maschile e femminile nello stesso tempo. Il sito si trova in stato di abbandono e non è segnalato da alcun cartello. Iscrivetevi al canale e lasciate un like per far crescere la nostra passione.